Tra le tante attività di cui si occupano i geometri umbri c'è adesso anche quella di formazione dei volontari della Protezione Civile regionale. Ne è un esempio il corso per l'abilitazione all'utilizzo di macchine di movimento terra in situazione emergenziale che si è appena concluso a Foligno al Centro Regionale di Protezione Civile. Un'attività che ha visto infatti geometri specializzati in materia insegnare con attività teoriche e pratiche tutte le competenze necessarie per gestire questi mezzi in sicurezza in situazioni estreme ai volontari di Protezione Civile che, in caso di necessità, dovranno poi intervenire per affrontare le emergenze. Nello specifico, il corso è stato somministrato dalla Società di Formazione Cogeo del Collegio dei Geometri della provincia di Perugia, coadiuvato dagli esperti e qualificati professionisti della GeoSiPro, associazione di geometri volontari di Protezione Civile, sempre interna all'Ordine Professionale Provinciale. All'interno della nostra attività professionale ci occupiamo di sicurezza nei luoghi di lavoro, in modo particolare nel cantiere. L'esperienza che facciamo lì stiamo cercando di portarla a vantaggio della collettività. Noi abbiamo una società che fa formazione, la fa essenzialmente per gli iscritti, abbiamo un gruppo di protezione civile all'interno del quale vi sono colleghi che sono esperti veramente di protezione civile e sono anche formatori. Abbiamo messo insieme le due cose e abbiamo partecipato ad un bando della regione proponendo una nostra attività di formazione nei momenti emergenziali delle persone che sono iscritte alle varie associazioni di protezione civile e hanno necessità di, nel spazio dell'emergenza, di svolgere la loro attività. È un percorso formativo che abbiamo iniziato già da diverso tempo e lo riteniamo fondamentale per poter far operare in sicurezza i volontari nel momento in cui si dovessero presentare emergenze e fossero chiamati ad intervenire. Avere esperienza e provare più volte esercitarsi consente poi anche nelle situazioni più critiche di riuscire a muoversi con sicurezza. In questo specifico caso i geometri hanno insegnato ai volontari di protezione civile l'utilizzo di mini pale ed escavatori in scenari di tipo emergenziale. Come geometri noi siamo molto vicini al territorio e siamo vicini al volontariato, abbiamo fatto già tante altre manifestazioni e per noi formare persone che sono esperte di protezione civile e possono interagire in attività emergenziali per noi è una grandissima soddisfazione perché sappiamo di fare una cosa utile per il nostro territorio, per la nostra gente. Attraverso l'esperienza che i geometri hanno accumulato negli anni di cantiere eccetera, hanno saputo coacervare tutto questo attraverso un corso che poi è stato erogato da Cogeo, che è l'agenzia formativa del nostro collegio.